per quanto possa valere, 14 vittorie per parte e due pareggi. Dunque stasera qualcuno stacca il biglietto. Ambrosio contro Verona, tutto pronto. Il tiro, il palo di Ambrosio, che poi torna tu per tu con Verona. Motaran, Burgaia, Rubio, Maremmani, Coi, Cancela, Amato e Festa. Ancora il tentativo di filtrante, non riesce, poi il controllo in una qualche maniera, c'è il gol. Un controllo fortuito con il pattino, ma regolare, perché insomma erano a un centimetro. È bravo Mattia Verona. Rubio adesso no look, ma fa buona guardia Amata. Attenzione dall'altra parte. Tentativo per Cancela che va a raddoppio, spettacolare. Il 2-0 è di Cancela. Servito molto bene in contropiede da Festa. Fa 2-0 Cancela quando mancano 13 e... Detto e si sta dicendo su di lui. Intanto si riprende a giocare Ambrosio. Tentativo di Ambrosio, dritto per dritto, attenzione Festa, porta via sfera, tu per tu con Riccardo Ognata, ancora un contropiede mostruoso ed è il 3-0 segnato da Festa. E bisogna fare pata dal forte Manmi con Burgaia, supera un avversario Burgaia, poi la mette al centro e niente da fare, i più veloci sono sempre loro là davanti al portiere. Ancora un tentativo di filtrante che non riesce, Burgaia, Burgaia per Casas, per Burgaia, e il gol di Burgaia! Il gol di Burgaia, anche questo da incorniciare. Dunque, lo rosso riconquista la pallina il forte De Marmi, che adesso sta facendo pressione sul portatore di sfera. Rubio ancora in avanti, cerca un compagno al centro, il gol! Il gol! È Ambrosio! E Ambrosio su filtrante al centro di Rubio. Ambrosio riapre tutto quando manca. Contro Mattia Verona, una bella sfida. Bene, Casas parte in questo momento. Ci prova, niente da fare, stregata. Poi attenzione che la riconquista Marcoi e va a far passare un po' di secondi, ma la riporta via il forte dei Marmi, Rubio. Rubio per il gol! Ambrosio! Federico! Ambrosio! Fa 3-3. Marcoi, il tiro di Coi, la parata, l'ultima occasione per il rossoblu. Tira ed è pareggio. 3-3. Il forte dei Marmi, dopo essere stato sotto per 3-0, riesce ad impattare una gara che sembrava andare verso, voglio ricordare, al 14° del secondo tempo. Il Bassano era avanti 3-0 in una gara che sembrava andare tutto contro il forte De Marmi, ha avuto la forza e la volontà.